cioè con Fabio Cavalli, col laboratorio teatrale in carcere, non si vuole apparire, ma si vuole cercare di sanare qualcuno come sono stato sanato io. Io è quello che chiedo. Ovviamente io ho bisogno di fare quadrato attorno alla mia vita, perché devo trovare una serenità mia, familiare, che mi permette di fare stare mia moglie tranquilla e un futuro figlio che possono vivere e possono mangiare. Io ho due desideri. Il primo, essere messo in giudizio a Napoli, dove mi hanno giudicato per 20 anni come un delinquente, essere giudicato come attore in un teatro napoletano. E il secondo, portare il mio spettacolo, che ci sto lavorando da 3 anni, su in tutte le carceri d'Italia. Bene. Allora, te la senti di rispondere al pubblico, così diamo la possibilità agli esperti di elaborare le regole. Cominciamo con Roberto. Allora, Sasà, adesso è diventato un attore, ha scoperto un talento vero, il teatro. Che cosa le garantisce che questa pagina nera della sua vita non si possa riaprire più, che sia definitivamente chiusa? Perché quando fai teatro, per chi non lo sa, per chi non l'ha scoperto, per chi non lo conosce, puoi non essere un bravissimo attore, ma sicuramente sarai un simpaticissimo cameriere quando servi la gente. Sergio? Sasà, ti volevo chiedere, pensi di aver sostituito completamente l'immagine di Sasà criminale, oppure ancora qualcuno non ha capito la tua nuova personalità? Pensa ancora che tu sei quello di prima? Mi interessano le persone che amano questa mia nuova vita, le persone che hanno perso il compagno delinquente non mi interessano, le persone che hanno perso una spalla per poter scassinare una porta non mi interessa, anzi gli dico seguite me nella nuova vita. Paoletta? Salvatore, se tu avessi avuto una vita normale, secondo te avresti avuto l'occasione di scoprire il tuo talento di attore? Non mi posso rispondere su questo, però ci giocavo da piccolino con i vestiti di mia madre. Avevi già un interesse? No, di fare l'attore, di fare delle piccole cose in casa, sì. Bene, allora passiamo adesso agli esperti, così cerchiamo di capire quali possono essere le regole per uscire dalla tua difficoltà. Cominciamo con la psicologa, la dottoressa Paola Fenzi. Salvatore, a me piace chiamarla Salvatore e non Sasà, perché Sasà mi ricorda il delinquente, invece Salvatore credo che sia la persona che abbiamo oggi di fronte. Sarò un po' dura con lei, ma non per giudicarla o per rimproverarla, ma soltanto per cercare di farle capire profondamente quello che io sento di volerle dire. Lei per tanti anni è stato protagonista, è stato al centro dell'attenzione con un faro che le proiettava un'ombra cattiva, un'ombra di delinquente, di Mariolo, di Scugnizzo, e oggi invece ha un faro che proietta un'ombra positiva, un'ombra bella, un'ombra di un attore, ma sempre sotto un faro sta. Io quello che le voglio dire, Salvatore, è questo: attento, perché evidentemente dentro di lei, per motivi che adesso non sto né a chiederle né a interpretare, lei ha bisogno di avere un faro puntato addosso. A lei piace essere al centro dell'attenzione, piace essere considerato. Prima aveva scelto una modalità sbagliata, una modalità delinquenziale. Oggi è una bella modalità quello che ha scelto, però attento, cerchi di rinforzare dentro di sé quelle parole che io prima le ho chiesto, dignità e onore, dandogli quel giusto valore che lei oggi dice di aver individuato in un contesto diverso, perché lei per se stesso, non per i sensi di colpa o per Monica o per nessun altro, ma per se stesso, deve portare avanti anche il rischio di ritornare nell'ombra, di ritornare ad essere un Salvatore Striano che nessuno conosce, che nessuno applaude, che nessuno vede. E soltanto attraverso l'onore, la dignità, quella profonda e del rispetto per se stesso, lei potrà correre questo rischio, forse potrà, io glielo auguro di tutto cuore, di diventare un grande attore, di vincere anche l'Oscar, però deve sentirsi pronto a rischiare di ritornare nell'ombra e di non avere più un faro puntato che la illumina. Allora così credo che potrà portare avanti tutti i suoi bellissimi progetti.
Grazie. Grazie, dottoressa. Il dottor Angelo Marroni, garante dei diritti dei detenuti del Lazio. Prego, dottor Marroni. No, non so, sai, io ti ho chiesto prima in quale quartiere vivi a Napoli, essendo io anche napoletano come te, perché sei tornato a vivere nel quartiere dal quale sei partito. Sì. Questa Napoli di oggi non è la Napoli della mia infanzia, di tanti anni fa, ma è già la Napoli, quella di oggi, un po' quella nella quale tu eri un giovane che ti dedicavi al crimine. Almeno da quello che si sente, da quello che si legge, da quello che si vede. Io penso, francamente, oppure credo di averlo detto, non so se l'ho mai detto, io penso che tu debba venire via da Napoli. Questo te lo do come consiglio, come personale. Perché avendo tu un certo carisma criminale, tra virgolette, penso che quelli che ti stanno intorno, anche nei vicoli, eccetera, i tuoi vecchi amici, eccetera, si aspettano da te un Sasà autorevole criminale. Ora, io credo che tu debba venire a vivere a Roma, non devi stare a Napoli, rompi con Napoli. A Napoli hai ragione a dire voglio recitare in un teatro napoletano, in Mercadante, uno qualunque, voglio recitare lì. Perché è giusto che mi vedano in questa mia versione nuova. Ti conosco da tanto tempo, da tanti anni, abbiamo parlato tante volte insieme. Penso che sarebbe utile che tu facessi questa scelta. Io ci provo, Angelo, però... Proviamoci insieme. Ok, grazie. Bene. L'agente dello spettacolo, Marina Di Berti. Allora, quando io prima le ho chiesto se lei vuole apparire o essere, perché... ho avuto spesso attori, ma di più direi le attrici, che volevano essere sul giornale. Invece io insistevo che dovevano fare altro, perché magari la strada è più lunga, però è una strada più sicura. Abbiamo avuto attori che hanno lavorato fino a 90 anni. Io mi auguro che lei possa lavorare fino a 90 anni, perché vuol dire che è bravo. Però è altrettanto vero che la vita di un attore è molto difficile e anche molto frustrante, perché ci sono gli alti e bassi, ci sono momenti in cui chiederanno soltanto di lei, poi magari passa un anno, due anni senza che accada niente, e in questi lassi di tempo lei deve studiare, deve aprirsi delle strade, come il teatro, recitare, aiutare gli altri, perché io credo che un attore non debba vivere in difesa, ma casomai essere, come dire... Lei andrà a vederla a teatro? Certo che andrà a vedere, io l'ho visto in Gomorra. Comunque il 9 dicembre al Piccolo Eliseo, tutti insieme a vedere Sasà. C'è un'altra persona che noi abbiamo chiamato, perché il tuo grande sogno è quello di continuare a fare teatro, ma di poterlo portare sempre in carcere, sì. Cioè di poter aiutare tutti gli altri, così come tu sei stato aiutato tu attraverso il teatro. E quindi abbiamo chiamato il dottor Di Somma, Emilio Di Somma, che è il vice capo di Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. In poche parole, quello che stabilisce quanti soldi ci sono, come distribuirli e quindi se è possibile o non è possibile fare questo, quello, quello, perché di buone intenzioni siamo pieni tutti, poi però se non ci sono gli strumenti per poter concretizzare le buone intenzioni, questo è quello che ti manda a dire, che ti dice anzi il dottor Emilio Di Somma. Prego. Se si riuscirà a trovare un modo perché Sasà renda una personale testimonianza all'interno dell'istituto penitenziario, all'interno delle attività teatrali già esistenti, ci sono perlomeno 4-5 grosse realtà penitenziarie dove le attività teatrali sono organizzate in modo organico, questo sicuramente sarà un fatto importante e immagino che darà soddisfazione anche a lui, perché immagino che per lui sia una grossa aspirazione quella di poter ritornare da persona libera e da persona che ha capito quali sono gli errori che ha commesso. Non vedo adesso così a colpo d'occhio ostacoli insormontabili, ma è un percorso che va costruito d'intesa con le altre autorità penitenziarie locali, con le magistrature di sorveglianza, con tutti gli altri attori di questa vicenda.